ormai sentiamo di famiglie allargate, di famiglie particolari, però voi l'avevate mai sentita per esempio una famiglia di tatuatori, tre fratelli che vogliono fare i tatuatori, anzi che fanno i tatuatori, e quindi io ve li presento tutti e tre: Matteo Loddo, Manuel Fagnani, Edoardo Loddo, tatuatori, Rigor Mortis Family. Benvenuti. Salve. Alla semicropo. Buonasera. Quindi, come vi dicevo prima, sicuramente un nome molto allegro. Certo, sì. Come mai avete deciso di chiamarvi proprio così? Perché praticamente ci volevamo distinguere dalla massa, che senza purtroppo ink, oggi il tatuaggio ink è diventato una moda, e quindi dove ti giri ink. E rigor mortis, perché comunque noi abbiamo uno stile molto dark, e rigor mortis comunque rappresenta tutti. Prima o poi c'è una cosa che accomuna, no? Sì, esatto. Ricco, bravo. Povero, fortunato o no. E ci avete ragione pure voi. Però ecco, qual è la storia della vostra attività? Che innanzitutto sono un po' curiosa, perché cioè tutti e tre avevate la passione per i tatuaggi. Sì. Allora, neanche a farla apposta, ci conosciamo da tempi delle biciclette. Sì. E il destino ci ha portato ad aprirci lo studio insieme, dopo che abbiamo frequentato altri studi, fatto gavetta. Abbiamo fatto anni di apprendistato in vari studi diversi, e poi dopo a gennaio dell'anno scorso è nata l'opportunità di poter aprire un'attività insieme. E quale miglior modo di farlo in famiglia? Assolutamente, una cosa veramente molto molto bella, anche perché proprio diciamo il rapporto che vi lega vi porta anche comunque a lavorare veramente con tanta complicità, ma allo stesso tempo anche con tanta professionalità. Esatto. E voi infatti mi dicevate: tu vieni da noi e noi facciamo tutti gli stili, però ecco, facciamogli scoprire anche ai nostri ascoltatori, perché magari mica tutti li conoscono. Certo, allora, entrando da noi, in base alla richiesta, avranno possibilità di poter accaparrarsi qualsiasi stile, dal realistico, bianco e nero e colorato, al traditional, al dot work. Quindi qualunque stile chiedi, sei sempre soddisfatta. Mandala, polinesiano, capito? Poi dietro a questi stili c'è una preparazione. E questo è molto bello, perché magari ecco, uno vorrebbe un disegno, però il fatto che magari lo rapportate a quello che è lo stile più consono per quel disegno, certo, permette comunque di farlo far uscire al meglio. Sì. Certo, sì. E quindi che poi mi dicevi che in realtà voi fate proprio tutto quanto un lavoro di squadra su quella che è proprio la consulenza. Certo. Cioè, che succede? Io magari vengo da voi, vi porto un'idea, un progetto. In base all'immagine che tu vuoi fare, noi stiamo a sentire 10 minuti, vediamo l'immagine. Solo 10 minuti però. Sì, sì. 11 no, Poi il lavoro vero si svolge la sera tra di noi, così tra di noi decidiamo chi fa il coach, chi deve fare il progetto del tatuaggio, e da là assegniamo il cliente in modo che il lavoro esce sempre al meglio. E prima comunque dell'appuntamento c'è una seduta in cui prepareremo con Photoshop il disegno a mano sulla pelle, l'immagine, in modo che il cliente è convinto. E quindi poi dopo sì, se ci sono magari delle modifiche da fare, non c'è nessun tipo di problema, assolutamente ci, no, ci si mette d'accordo. Sì, bene. Sì. Però voi in realtà non fate soltanto tatuaggi. No. Perché io so che voi fate pure piercing, pure ricostruzioni sopracciglia. Tutto. Poi che altro? Tutto. Basta. Basta, ci siamo a posto così. Sì, diciamo. Bene. Così. Che poi in realtà mi ha incuriosito un po' prima la frase che avete detto, perché avete detto: ma un po' per fortuna o purtroppo ormai il tatuaggio è diventato un po' una moda. Sì. Cioè, secondo voi sì, non c'è il rispetto del tatuaggio di giorno? No, perché comunque oggi si dividono in due categorie i fan dei tatuaggi: chi conosce la storia e comunque viene con soggetti già predefiniti, studiati, e con una mentalità in cui tu puoi preparare qualcosa di artistico, non solo a livello estetico, e chi comunque viene e chiede la classica coroncina. Sei o... attento. C'è la coroncina? No, non ce l'ho la coroncina. Però voi. No, no, assolutamente no, anche perché io penso che il tatuaggio sia una cosa molto importante e bravissimo, personale, ma soprattutto non deve stancarti, perché è una cosa che comunque fa parte di te poi alla fine. Per questo motivo, bravo, deve averci un importante significato. Certo. Quindi quello è sicuramente molto importante. Ma voi per esempio le utilizzate le classiche cremine prima di fare il tatuaggio per anestetizzare? Purtroppo sì. È brutto dirlo, ma sì. Su questo non sono d'accordo. Neanche perché il noi. Piacere del tatuaggio è proprio quello. Bravo. Lo so, però tante volte anche nello stile esempio realistico una seduta dura dalle 5-6 ore, e comunque con determinati tipi di creme noi possiamo far sì che magari il cliente, invece di 5-6 ore di dolore e lamenti, si passa 3 ore tranquillo, capito? Vabbè, ma poi sta con voi, si fa una chiacchierata, quindi sicuro. Magari passa anche di più il tempo. Certo, sono a fare pure la chiacchierata. E c'hai ragione pure e te. Facciamo anche cabaret nello studio. Ah, voglia. Magari mentre uno fa il tatuatore, gli altri due fanno gli spettacoli per intrattenere. Sì.
Bene, quindi vedi, non siete così cupi come dite, no, però. No, no. Soltanto il nome. È solo il nome. Che poi in realtà ci sono, secondo voi, delle pelli che magari non sono molto consone magari a fare il tatuaggio? Sì. Sì, sì, sì. E in quel caso che fate? Dipende, esempio, in questo periodo la pelle più problematica è la pelle di chi già è andato al mare, quindi viene con pelli abbronzate, screpolate, che si stanno spellando. In quel caso la nostra tecnica non può lavorare su pelle pulita e quindi non risalterebbe e il tatuaggio risulterebbe dopo 20 giorni rimarginato male. E quindi questo è il problema di questo periodo. Quindi in realtà, ecco, per venire da voi bisogna essere proprio bianchi cadaveri, proprio rimanendo in terra. No. Almeno passato la stagione estiva. Assolutamente sì, perché ricordiamo che poi c'è un ricambio della pelle, quindi sì, giustamente certo. Magari non ci sarebbe comunque il apposta, pieno. L'estate si lavora con i veri appassionati, in cui vengono con pelle bianche oppure rinunciano alle vacanze di giugno e luglio. È giusto, quello è giusto. E sì, e infatti poi dopo andremo a parlare di tutte quante le accortezze, però io prima voglio dare tutti quanti i vostri recapiti, proprio perché comunque sono bravissimi, sono molto professionali, ma soprattutto credono tanto nel tatuaggio. Quindi secondo me questa è una cosa fondamentale, perché bisogna avere rispetto dell'attività che si fa. Sì. Quindi io ve li ricordo ancora: Matteo Loddo, Manuel Fagnani, Edoardo Loddo, tatuatori Rigor Mortis Family. Allora, li potete contattare allo 06 4576 2133. Loro si trovano ad Anzio, a via Porto Nerognano 54. Se volete sbirciare i loro lavori, lo potete fare tramite Facebook Rigor Mortis Family. Oppure, se proprio volete magari mandargli un progetto, quindi magari consultarvi certo. anche con loro, perché no, potete farlo tramite indirizzo mail edoardoloddotatuartist@hotmail.com. Avete una lunga lista d'attesa? Abbastanza. Quindi praticamente se io vi contattassi adesso mi farei il tatuaggio a settembre? Dipende. Sì. Se la cosa è lunga, colorata e conviene farla a settembre, sì. Anche perché se la cosa buona dello studio è che essendo in tre c'è meno attesa, diciamo. In genere nello studio c'è uno o due tatuatori che fanno magari lo stesso stile, noi facendo tre stili diversi diamo possibilità di non aspettare tanti mesi. Quello sì, però vedete che bello, tanti magari pensano subito al commerciale, comunque ad intascarsi dei soldi, invece voi, vedi, abbiamo fatto 10 anni di gavetta prima di aprire lo studio, quindi sappiamo cos'è il tatuaggio e non ci attacchiamo al lato estetico come parlavamo prima, capito? Assolutamente, ma poi giustamente volete rendere soddisfatto quello che il cliente che certo. viene da voi, che poi in realtà più che cliente entra a far parte anche lui della diventa famiglia, parte della famiglia. Comunque è certo, gli hanno a tatuare la pelle. Quindi io direi di chiudere dando dei piccoli consigli dell'accortezza, visto che siamo in estate, quindi bisogna fare tantissima attenzione e prendersi cura del proprio tatuaggio ma anche dei propri piercing. Quindi quali certo. sono quelle piccole accortezze che bisognerebbe avere? Quando andate al mare, crema solare, per favore. Non 50 venite con le pelli, più. Non venite con le pelli bruciate. E soprattutto aspettare 10-15 giorni prima di andare al mare. Cosa importante. E nell'arco di questi 15 giorni trattare i tatuaggi con varie creme che noi consiglieremo senza fare nomi. E comunque, se la persona è affezionata al tattoo, comunque ci ha messo sofferenza, soldi, impegno, sacrificio, almeno lo se tratta lo bene. Certo, certo. Ma poi evitiamo pure quelle pellicole che alcuni dicono che fanno bene, invece certo il primo giorno non andrebbero messe. La pellicola da cucina classica non va mai messa, perché praticamente non fa respirare la pelle e tu, anche stando fermo sotto all'ombra, la parte suda, il sudore essendo acido porta via il colore. Comunque è una ferita aperta i primi giorni. E quindi lo sapete, avete visto quanto sono bravi. Quindi volete salutare qualcuno? Sì, mamma e papà, ciao. Fantastici. Bene, tre fratelli, tre grandi artisti, perché diciamolo che chi è che va a tatuare la pelle è proprio un vero e proprio artista. Tanti stili, anzi tutti gli stili possibili: tatuaggi, piercing, ricostruzioni sopracciglia. Loro sono Rigor Mortis Family e sono Matteo Loddo, Manuel Fagnani e Edoardo Loddo. Grazie ancora per essere stati qui con grazie noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. E questo è Benite Roma, la notte che continua solo su Radio.